Ora vediamo che cos'è l'orizzonte degli eventi di un buco nero e come si calcola. In realtà lo studio della fisica di un buco nero richiede la relatività generale di Einstein, ma i risultati possono essere ottenuti anche utilizzando la fisica classica, anche se la fisica classica non ha senso, nelle vicinanze dei buchi neri. Però per una serie di circostanze fortuite, alla fine il risultato viene bene lo stesso, anche se la fisica è completamente sballata, la fisica classica. Tutti sanno che un buco nero è una concentrazione di massa così densa che nemmeno la luce è in grado di sfuggire dalla superficie di un buco nero. Immaginiamo per esempio la massa del Sole concentrata in un volume molto piccolo. Allora la gravità, sulla superficie di questo pianeta, chiamiamolo pianeta, in realtà è un buco nero, è talmente grande che un oggetto di massa m, neppure se uscisse alla velocità della luce, cosa del resto impossibile, potrebbe allontanarsi all'infinito. In pratica è come dire che la velocità di fuga dalla superficie di un buco nero è la velocità della luce. Da questa richiesta, dobbiamo calcolare qual è il raggio del buco nero. Si chiama, il raggio, cioè l'orizzonte degli eventi, R0. Possiamo utilizzare la formula della velocità di fuga, anche se abbiamo detto che la fisica classica in realtà non andrebbe utilizzata, però alla fine il risultato viene bene lo stesso. La velocità di fuga è data da questa formula e noi richiediamo che la velocità di fuga sia pari alla velocità della luce, 3 per 10 alla 8 metri al secondo, cioè 300.000 km al secondo. E conosciamo, immaginiamo di conoscere la massa del pianeta. E dobbiamo trovare quanto deve essere piccolo il raggio del pianeta, quindi l'orizzonte degli eventi, affinché la velocità di fuga sia la velocità della luce. Con la formula inversa ricaviamo R0, l'orizzonte degli eventi del buco nero, che viene questa formula qua. La stessa formula la potevamo ricavare, anziché dalla velocità di fuga, dal confronto tra l'energia cinetica e l'energia potenziale gravitazionale dell'oggetto che parte dalla superficie del buco nero. Infatti, per allontanarsi all'infinito, l'oggetto deve partire con una energia cinetica almeno uguale all'energia potenziale gravitazionale in modulo, in modo che l'energia meccanica diventi zero, cioè ci sia pareggio tra il termine disgregante, l'energia cinetica, e il termine legante, l'energia gravitazionale. Se c'è pareggio, l'oggetto riesce ad arrivare fino all'infinito e ci arriverà con una velocità residua nulla, quindi rallenta fino a fermarsi all'infinito. Quindi l'energia cinetica in partenza è un mezzo mv alla seconda, ma noi abbiamo detto che deve partire con velocità c, e quindi un mezzo mc alla seconda, questa è l'energia gravitazionale all'inizio, la massa dell'oggetto come al solito non conta niente, e ricavando R0, cioè il raggio del pianeta, troviamo la stessa formula di prima. Adesso vediamo che significa questa formula e come ci permette di calcolare l'orizzonte degli eventi della Terra e del Sole se fossero buchi neri. In altre parole, la Terra, per diventare un buco nero, dovrebbe avere la stessa massa che ha, quindi 6 per 10 alla 24 kg, ma la dovrebbe avere molto più concentrata, quindi non 6.400 km di raggio, ma solo 9 mm, meno di un centimetro. Infatti, se applichiamo questa formula, possiamo trovare il raggio della Terra nel caso in cui la Terra diventi un buco nero, quindi l'orizzonte degli eventi della Terra come buco nero. 2 G, questa è l'unità di misura di G, la massa della Terra, e questo è C alla seconda, C con l'unità di misura. Il risultato appunto è 9 mm, vuol dire che noi dovremmo concentrare tutta la massa della Terra in una pallina di raggio meno di un centimetro. In pratica questo disegno sarebbe quasi in scala 1 a 1, sarebbe la Terra ridotta a un buco nero. Ovviamente la Terra non diventerà mai un buco nero. Questa è solo una cosa così ipotetica, perché non ha abbastanza massa da sviluppare il processo che porta al collasso dei buchi neri. Nemmeno il Sole diventerà mai un buco nero, però possiamo calcolare così ipoteticamente quale dovrebbe essere il suo raggio, quindi il suo orizzonte degli eventi, nel caso in cui il Sole diventasse un buco nero. Stesso procedimento identico che abbiamo fatto per la Terra. 2 volte G, la massa del Sole, diviso C alla seconda. Senza rifare il calcolo, possiamo utilizzare invece il calcolo precedente, attraverso un piccolo trucco. Quindi 2G su C alla seconda lo ricopio, moltiplico e divido per la massa della Terra. Quindi, il risultato ovviamente non cambia, però in questo modo
2g massa della Terra su c quadrato, quindi questa quantità qui, è l'orizzonte degli eventi della Terra come buco nero, quindi è r0 della Terra. L'abbiamo calcolato prima, 2g, la massa della Terra diviso c al quadrato, e quindi sono circa 10 alla meno 2 metri, cioè circa un centimetro. E mi rimane questo rapporto, quindi questo è l'orizzonte degli eventi della Terra come buco nero, e questo rapporto è il rapporto tra la massa del Sole e la massa della Terra, che è circa 300.000, 3 per 10 alla quinta. Quindi adesso dobbiamo moltiplicare un centimetro, 0,9 centimetri per essere precisi, un centimetro per 300.000 e otteniamo 3 chilometri. Quindi l'orizzonte degli eventi del Sole come buco nero è 300.000 volte più grande dell'orizzonte degli eventi della Terra. E questo perché? Perché l'orizzonte degli eventi, come si vede da questa formula, è proporzionale alla massa del corpo celeste. Quindi se la massa diventa 300.000 volte più grande perché siamo passati dalla Terra al Sole, anche l'orizzonte degli eventi diventa 300.000 volte più grande, quindi si passa da un centimetro a 3 chilometri. In questo file sono spiegate le stesse cose. Immaginiamo di comprimere un pianeta mantenendo identica la sua massa. Comprimendolo si concentra e diventa sempre più denso, e la sua gravità in superficie aumenta, diventa talmente grande che niente riesce più ad allontanarsi fino all'infinito, nemmeno si viene lanciato alla velocità della luce, che è la velocità limite nella relatività di Einstein, è la massima velocità possibile. Si chiama buco nero perché la gravità impedisce anche ai fotoni che trasportano la luce e viaggiano alla velocità della luce di allontanarsi. Quindi non solo gli oggetti materiali, ma nemmeno la luce, i fotoni, riescono ad allontanarsi all'infinito. Questa è la formula che abbiamo ricavato anche noi e vale per buchi neri non rotanti, perché se il buco nero ruota, si chiama buco nero di Kerr, la forza centrifuga aiuta i fotoni a lasciare il buco nero, perché la forza centrifuga è una forza diretta all'esterno. Poi c'è il calcolo dell'orizzonte degli eventi della Terra e del Sole se diventassero buchi neri. Questi calcoli sono completamente insensati, perché intorno ai buchi neri non valgono le leggi della fisica classica, ma quelle della relatività generale di Einstein. Tuttavia, per circostanze del tutto fortuite, il risultato finale è giusto lo stesso, anche se la fisica classica non è quella corretta. E qui ci sono i calcoli che abbiamo detto prima. La Terra comunque non potrà mai diventare un buco nero, e nemmeno il Sole potrà diventare un buco nero, ma terminerà la sua vita come nana bianca.